Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. L'ultima volta quando avevo fatto, non era l'ultima volta, vabbè, una volta scorsa, quando avevo fatto quel video in cui vi avevo raccontato che ero andata in biblioteca a comprare i libri, e vi avevo detto che se ne avessi trovato qualcuno di interessante ve l'avrei presentato. Ecco, uno interessante l'ho trovato. Tra l'altro, dopo che vi ho fatto quel video, chiaramente, siccome mi piace tanto, sono tornata anche il giorno successivo che c'erano i libri a 1 euro e ne ho presi altri. E quelli interessanti, stranamente, vabbè, erano quelli che ho preso dopo. Uno di quali era questo, che non so se si legge da così lontano, soprattutto con questo riflesso osceno, è Alligatori Alpaini, che riporta, vi ricordate quella vicenda che era uscita, non ricordo quanti anni, 2004, qualcosa del genere, che praticamente il liceo Parini di Milano era stato allagato da un gruppo di ragazzi e che voleva saltare la versione di greco, qualcosa del genere, perché poi ogni telegiornale aveva la sua versione, per cui alla fine non ho mai capito cosa fosse successo in realtà. E se qualcuno di Milano, ecco, ci racconti cosa era successo esattamente. Allora, questo libro, secondo me, più che un racconto del fatto in sé, è un racconto su come la televisione e i media in generale tendono a ingigantire le notizie, a farle sembrare farle diventare simboli, quando in realtà sono cose di una banalità e di una normalità disarmante, cose che magari un giorno sono normali, il giorno dopo tutti ne parlano in TV, per cui si arriva anche tutti a parlarne su Facebook e tutti scandalizzati, no, non si può, quando magari il giorno prima pensavano la cosa opposta. Per cui secondo me è un libro sulla banalità, proprio esemplificata da questo Alligatori Alpaini, che non erano alligatori, erano allagatori. Ti dà l'idea di come, della superficialità con la quale si leggono queste notizie. E questo viene riassunto in una delle ultime pagine del libro, che magari vado a leggere. Chi biasimava, più o meno accanitamente, gli allagatori, veniva accusato di soffermarsi più sulla pena da comminare che sul loro reinserimento nella società. Chi era pronto a perdonarli veniva accusato di essere permissivista, buonista, ingenuo. Alla fine erano tutti sotto processo, erano tutti giudici e avvocati. Il capo d'accusa per i professori è stato quello di non saper educare, valorizzare, spronare. È tutta colpa dei professori, hanno sostenuto molti genitori. I ragazzi si annoiano, ci sono troppe materie. La scuola è un'istituzione vecchia e obsoleta, incapace di capire gli interessi dei giovani. Gli allagatori erano loro studenti, mica alieni. Se si annoiano, perché non se ne vanno a lavorare? Hanno ribattuto i professori indignati. Insieme ai coetanei marocchini, albanesi, senegalesi, nigeriani, i cantieri reclamano volonterosi esemplari della nostra spensierata gioventù indigena. La scuola deve tornare a essere il luogo prediletto di chi vuole studiare, non il parcheggio di scaldasedie o mantenuti a vita dai propri genitori. Le famiglie ci hanno delegato in toto il ruolo educativo, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti, e noi dobbiamo aiutare i ragazzi a crescere e riflettere. Anche i genitori ci devono dare una mano, le regole devono darle prima di tutto le famiglie. È in famiglia che nasce il disagio, i genitori, per quieto vivere, non sostengono l'azione educativa della scuola, peggio, la delegittimano interferendo con i docenti, con il loro metodo educativo, persino con i voti che assegnano. Per i genitori il capo d'accusa è stato il solito, quello che si rivolge alla loro generazione ogni volta che sbagliano qualcosa, aver vissuto nel 68 ed essere stati educati all'insegna del vietato vietare. E questa è una cosa che noto tantissimo anche qua su internet, leggendo i commenti sotto i video, ma non solo sotto i miei, sotto i video di chiunque. E praticamente si attacca a tutto e il contrario di tutto. E lo trovo di una tristezza disarmante. Quindi ragazzi, vi invito veramente, quando leggete qualcosa che vi piace, quando vedete un video che vi piace, andate e diteglielo, dite questo è un buon lavoro, perché dà tanto alla persona che si è impegnata a fare il video o a scrivere quella notizia o a scrivere quel qualcosa, e ci evita di ridurci come quei casi di cronaca orribili in cui la gente per un video, per il cyberbullismo viene chiamato adesso, che non è altro che una antipatia, una maleducazione sistemica. E c'è gente che è talmente ferita da queste parole che sente il bisogno di togliersi la vita. Per cui ragazzi, veramente vi invito, ogni volta che trovate qualcosa, ogni volta che trovate qualcuno che viene attaccato, a difenderlo a spada tratta, perché detrattori ce ne sono dappertutto. E se qualcuno non inizia a presentare anche l'altro lato della barricata, a far vedere che ci sono anche gente meravigliosa, persone meravigliose,
pronte a combattere, pronte a difendere, pronte a mostrare la propria umanità. Ragazzi, qua non ce ne scampiamo, per cui forza, andiamo a finalmente a scrivere qualcosa di positivo dovunque sia, ragazzi, non mi importa. Anche se non vi piace, trovate il lato positivo, perché di sicuro non è possibile che ci sia una cosa che ha solo lati negativi, sì, che ha solo... non ce la faccio oggi, che ha solo lati negativi, per cui trovate il lato positivo e scriveteglielo, perché ci sono persone dappertutto, dietro gli articoli che non vi piacciono su Yahoo, dietro ai giornali che non vi piacciono, dietro alla politica che non vi piace, ci sono anche persone meravigliose, ci sono persone che fanno errori e non è dicendo è sbagliato tutto che si risolve il problema. Quindi ripeto, questo libro mi è piaciuto per questo, perché esprime proprio questo senso di giudizi immotivati, giudizi crudeli e superficiali, e mi ha fatto riflettere, ripeto, su questo, sulla necessità di portare anche l'altro lato, di portare della banalità degli sforzi che ci sono dietro certe azioni che superficialmente vengono giudicate come negative e sbagliate. Questo per oggi è quanto, spero di non avervi annoiato troppo e ci sentiamo la prossima settimana.